eravamo lasciati con la fine della visita delle varie attrazioni naturalistiche che abbiamo potuto vedere dopo il soggiorno ad Akureyri. La notte del quarto giorno, quindi l'abbiamo passata nella regione di Egilstadir, dove abbiamo pernottato in questa specie di casetta in mezzo al nulla, in una cascina. È stata probabilmente la casa più bella e grande, anche perché c'erano più o meno quattro camere da letto e un casino di spazio che non abbiamo potuto sfruttare al meglio, anche perché siamo stati lì solamente una notte. Però devo dire che è stato uno dei migliori alloggi di questo viaggio. Alla fine l'abbiamo beccata. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep trying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better day. Casa del giorno 6, in mezzo al nulla, anche qua. Bellissimo, è spettacolare. Cioè, ci sono solamente queste tre case, anzi quattro, là dietro c'è nulla. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Queste qua comunque sono le tipiche pecore islandesi di cui è piena l'Islanda. E adesso sono tosate, però quando hanno il pelo lungo è veramente folto. E qua è pieno di prodotti di lana di queste pecore qua. Questa qua è bellissima. Piccolino. Questo monumento.
I puffin li abbiamo visti, ma da lontano perché sono troppo piccoli. In realtà sono là sopra, e così là. Col binocolo si vedono, ma con l'obiettivo no. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Dopo essere riusciti a portare qualche scatto dei puffin trovabili in Islanda, anche se sono il simbolo dell'Islanda, alla fine abbiamo passato la notte tra il sesto e il settimo giorno in questo albergo che abbiamo trovato di fortuna, perché nel primo albergo prenotato in pratica non era stata confermata la prenotazione e poi è iniziato il settimo giorno. Geysir, ci sono i geyser.
va bene, dove stiamo andando c'è la lava. Se tutto va bene, perché io non vedo neanche fumo. L'ultima notte in Islanda l'abbiamo passata nello stesso albergo della prima notte, che è l'albergo Icelandic Apartments, situato a Reykjavik, quindi nella capitale. L'ottavo giorno, quindi l'ultimo, l'abbiamo passato a fare un giro per Reykjavik e vedere alcune attrazioni, nonché una scogliera vicina a Keflavik, dove abbiamo potuto vedere la Sula in lontananza in realtà. Quindi ragazzi, il video è finito, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per supportare questo canale, lasciare like a questo video se vi è piaciuta questa serie di due video del viaggio on the road in Islanda. Questo è stato il secondo episodio della serie di due episodi, se non avete visto il primo episodio vi lascio qua sopra il link. Vi ricordo che nella descrizione trovate il link a INEF e tutti i link del caso, quindi di Instagram, di Telegram eccetera. Vi ricordo che INEF è l'azienda sponsor di questi video, è un'azienda che si occupa di insetti da pasto, sapete già tutto, già raccontato tutte queste cose nei vari video e c'è anche un video dedicato diciamo a INEF. Vi ricordo che se all'interno del pagamento inserirete il codice EXOTICA tutto maiuscolo tutto attaccato riceverete uno sconto del 10% sul vostro ordine. Vi ricordo, aspettate ad utilizzare il codice EXOTICA nei vostri ordini per insetti da pasto. Noi ci vediamo settimana prossima con nuovi video riguardanti i rettili. Torneranno i video sui rettili, non so fino a quando, perché ho in mente di prendere una pausa estiva di qualche settimana, ma comunque tranquilli che i video torneranno a settembre, magari anche due volte a settimana, non si sa. Comunque noi ci vediamo nel prossimo video, sarà settimana prossima martedì alle 14:30. Ciao.